Giuliano Arancilio dal Politecnico di Milano, sono di Paragargo, faccio ricercatore al Politecnico di Milano presso il Dipartimento di Energia. Dipartimento di Energia che sta in Bovisa, lo trovate se prendete il treno poco fuori dalla stazione di Villa Pizzone, è quell'edificio, direi anche carino, giallo che si vede, il capannone giallo che si vede fuori dalla stazione di Villa Pizzone. Al Dipartimento di Energia studiamo le energie sotto varie forme, in particolare il gruppo dove di ricerca dove lavoro si chiama Sistemi Elettrici per l'Energia, quindi ci occupiamo soprattutto della parte elettrica e la parte elettrica ha una caratteristica specifica, cioè il sistema elettrico non è solo un luogo dove l'importante è la produzione di energia, ma è un sistema complesso che è fondato su un ampio sistema e contesto regolatorio. Stasera parleremo di quello che è un sistema di supporto, un meccanismo di supporto alle energie rinnovabili che si chiamano comunità di energia rinnovabile, che chiameremo da adesso in poi CER. Che cosa sono quindi? Sono un elemento della regolazione del sistema elettrico, sono in particolare un incentivo e questa sera andremo a tentare di farci per prima cosa un tot di domande e poi tenteremo di rispondere. Le varie domande sono riassunte qua in tre punti. All'inizio c'è un cosa, chi, come, dove, molte domande che hanno a che fare con le definizioni minime e le modalità di implementazione delle comunità energetiche, delle CER, quindi cosa sono, chi le può fare, come vengono fatte, quindi come si implementano e dove possono essere fatte. Il secondo punto sarà chiederci perché, quali sono le motivazioni per farle, le ho riassunte all'inizio ma poi vedremo in dettaglio con anche qualche calcolo per tentare di capire se i benefici economici, i benefici ambientali e i benefici ambientali sono veri, sono sostanziosi e significativi. E poi per ultimo vedremo un po', tenteremo di rispondere al quando, cioè a che punto siamo. Che cosa sono le CER? Definizione fondamentale e minima. Sono il nuovo schema di incentivo per le rinnovabili. Si parla soprattutto di rinnovabili di piccola taglia, perché per le rinnovabili di grande taglia in questo momento non c'è bisogno di incentivo, nel senso che hanno raggiunto già la parità di mercato, quello che si chiama parità di mercato, quindi anche senza incentivo si stanno diffondendo. Tanto è vero che, non so se avete letto recentemente, da Terna, cioè il gestore del sistema elettrico italiano, si dice che ci siano 300 gigawatt di richieste di autorizzazioni di rinnovabili di grande taglia per il territorio italiano, che sono 4 volte tanto quelli che sono i nostri obiettivi del 2030. Quindi ci sono già tanti progetti a mercato, quindi senza incentivo, che stanno richiedendo la connessione alla rete, 4 volte tanto quelli di cui ce ne sarebbe bisogno al 2030. Quindi il tema in questo momento è dare le autorizzazioni, darle certo con un criterio, ma darle anche con un certo passo. Sulla piccola taglia è un po' diverso, nel senso che ci sono meno economie di scala, quindi incentivi sono ancora importanti. Giusto per capire dove ci incastoniamo, per chi ha seguito un po' la storia delle rinnovabili, non dico dall'inizio ma dal momento in cui hanno iniziato a diffondersi, dal 2005 al 2013 il sistema di incentivi si chiamava conto energia, ce ne sono stati 5 nel tempo, ed erano degli incentivi o sulla produzione di energia rinnovabile o sulla immissione in rete, poi vedremo meglio questi concetti. Poi sono finiti gli incentivi espliciti, dal 2014 in poi di fatto non abbiamo un incentivo esplicito per la produzione di energia rinnovabile, soprattutto sul fotovoltaico, sulla piccola taglia. Abbiamo un sistema che si chiama scambio sul posto, che si chiama tuttora perché esiste ancora, scambio sul posto è una specie di incentivo implicito per cui alcune parti della bolletta venivano recuperate da chi produceva energia rinnovabile, del prosumer, cioè chi produce e consuma sotto lo stesso contatore. Dal 2023 dovremmo avere questo nuovo sistema in cui il flusso energetico che viene incentivato è quello dell'energia condivisa. Che cosa significa energia condivisa?
Andiamo a vedere quali sono i flussi energetici che un pochino già anticipato. Questa è una rappresentazione bruttina direi della rete elettrica e di come noi ci approcciamo alla rete elettrica. Quindi questi sono 5 utenti domestici, 1, 2, 3, 4, 5, saranno 4 case. Saranno 5 case che hanno dei loro carichi elettrici, una di queste è equipaggiata con un fotovoltaico sul tetto. Tutte sono, in qualche modo, si devono in qualche modo interfacciare con la rete elettrica. Il primo flusso energetico di interesse è l'energia prodotta, cioè l'energia che il fotovoltaico genera e che viene utilizzata da qualcuno, ma il primo interesse è rendere disponibile l'energia da un impianto fotovoltaico, da un impianto ad energia rinnovabile. Un secondo flusso è quello dell'energia immessa. Tutta l'energia prodotta che non viene consumata direttamente e istantaneamente dall'utente elettrico, quindi da chi abita in questa casa, per la regola che dicevo prima, cioè l'energia difficilmente si accumula, a meno di avere un sistema di accumulo proprio, va immessa in rete, non può rimanere lì sospesa, ma deve essere immessa, quindi viene inviata nella rete elettrica. Una volta che noi decidiamo di formare, sviluppare un progetto di comunità energetica rinnovabile, spero che si veda che c'è un'area ombreggiata in arancione qua sotto, sì. Questa energia che viene prodotta e simultaneamente consumata da uno degli altri utenti della comunità energetica è l'energia condivisa. È abbastanza intuitivo. Qualcuno produce, qualcun altro all'interno della stessa comunità consuma nello stesso momento. Quindi i due stanno condividendo l'energia. Viene prodotta dall'impianto fotovoltaico dell'utente A e viene condivisa all'utente B o l'utente C, a uno degli altri utenti della comunità energetica, che è effettivamente che diventa veramente una comunità, nel senso che sono un insieme sì di utenti elettrici, ma ci saranno dietro delle persone, delle famiglie, possono esserci degli enti, delle piccole e medie imprese che hanno intenzione di condividere questa energia. Andiamo a vedere meglio allora chi sono le persone che possono fare parte di una comunità energetica. Possono essere cittadini, condomini, e se sono condomini esiste per la verità quello che si chiama gruppo di autoconsumatori collettivi, che è una sottospecie, diciamo, una specificità delle comunità energetiche che direi che non tratteremo, ma che conosce chi all'interno dello stesso, ma che diciamo si sostanzia nel fatto che se tutti gli utenti di una comunità energetica, gli utenti che hanno interesse a condividere dell'energia, stanno nello stesso condominio, possono avere accesso a questo sistema di incentivo diverso. In realtà ci sono molti più, non è solo legato a quello che si può fare all'interno di un condominio, ma gli utenti, i componenti di una comunità energetica possono essere più vari: cittadini, enti, quindi enti locali, piccole e medie imprese. Diciamo che sono veramente pochi gli utenti che sono esclusi. In particolare la comunità energetica è semplicemente esclusa chi dell'energia fa il suo business principale, ovvero chi è un produttore, un venditore di energia, non può entrare nella comunità energetica. E questo è un po' il senso della rivoluzione, diciamo, che nasce dal basso, quindi i singoli che vogliono produrre la loro energia e condividerla tra di loro senza dover avere per forza un attore forte nel mercato elettrico che partecipa. Addirittura è escluso questo dalla comunità energetica. La CER deve caratterizzarsi come un soggetto giuridico autonomo. Ci sono vari esempi, adesso vari enti stanno definendo chi può essere una CER. Un esempio è un'associazione anche già esistente, lo dico semplicemente perché chi ci ospita questa sera è Legambiente, quindi l'associazione che quindi possiede uno statuto e che è un'associazione già esistente che magari ha un altro scopo può diventare una comunità energetica, o più facilmente si può costruire un'associazione o un'organizzazione senza scopo di lucro che faccia la comunità energetica. In ogni caso deve esserci un soggetto giuridico autonomo e deve definire un referente
per cui abbiamo messo come il capitano della nave, perché deve guidare effettivamente la comunità energetica nei rapporti con i vari enti, che saranno il GSE, che è quello che è l'agenzia governativa italiana che si occupa di distribuire gli incentivi, e distribuzioni in quanto distributore della nostra zona, ma in generale le imprese di distribuzione dell'energia devono essere, in qualche modo ci si deve interfacciare con quelli. Mi premeva dire questa cosa. Questo è forse un po' il motivo per cui esistono le comunità energetiche. Cioè, il fotovoltaico può essere costruito, un progetto fotovoltaico può essere costruito e sviluppato anche da un singolo cittadino. Però quel singolo cittadino dovrebbe avere un tetto a disposizione, quindi un tetto accessibile, magari ad esempio in un condominio non può averlo perché potrebbe essere complicato averlo a disposizione per costruire proprio un impianto fotovoltaico, potrebbe non essere esposto a sud, potrebbe essere ombreggiato, eccetera, eccetera. Quindi nella comunità energetica non tutti devono installare un fotovoltaico, quindi non tutti devono essere quello che si chiama prosumer, ma possono esserci degli utenti che semplicemente dicono: io voglio partecipare alla comunità energetica e sono un consumatore. Ho le mie utenze elettriche, i miei elettrodomestici, porto il mio carico elettrico a beneficio della CER, a beneficio della comunità. Altro requisito per una comunità energetica deve essere locale. Quindi la comunità energetica ha anche una motivazione in quello che dicevo prima: il sistema elettrico è un animale abbastanza complesso, per cui è possibile portare l'energia da un punto A a un punto B anche molto distante, ma potrebbe essere potenzialmente difficile perché aumentano i flussi sulle linee, potrebbero esserci interruzioni, potrebbero esserci guasti, blackout, eccetera, eccetera. Quindi avere una produzione locale di energia che venga simultaneamente, che venga istantaneamente consumata da uno degli utenti elettrici, da uno degli utenti nella stessa zona, è meglio per la rete elettrica. Quindi da questa idea partono anche le comunità energetiche. I componenti della comunità energetica infatti devono essere connessi alla stessa cabina primaria. Sto dicendo qualcosa che nella regolazione è ancora in divenire, ma esiste già un decreto del Ministero del MASE, del ex Ministero dell'Ambiente, ora Ambiente e Sviluppo Energetico, che ha consultato un decreto che dice che questo è il limite per la costruzione di una, per lo sviluppo di un progetto di comunità energetica, cioè la cabina primaria, la cabina di media e bassa, scusate, la cabina di alta e media tensione. Guardate questo. La cabina primaria, che quindi identifica una zona abbastanza ampia della rete, giusto per dire, visto che stiamo parlando principalmente di Parabiago, quasi tutto il comune di Parabiago è servito dalla stessa cabina primaria. Quindi questa potrebbe essere una prima notizia. Potenzialmente quasi tutto Parabiago è sotto lo stesso perimetro CER, nel perimetro che appunto verrà definito poi in via definitiva, vale questa consultazione di un decreto ministeriale. Il modello è virtuale, e questo vuol dire che, come si vede da questa mappa, non c'è l'obbligo, siccome esiste una comunità energetica nella mia zona, non c'è l'obbligo che io vi partecipi, è una facoltà, io posso parteciparmi o meno, può parteciparmi il mio vicino, ma non per questo obbligherà anche me a partecipare. E questo è, diciamo, abbastanza importante. La comunità energetica in generale non dà nessun ostacolo o a chi non vuole partecipare, e tra l'altro lo vedremo dopo, non toglie neanche gli incentivi che c'erano, le remunerazioni che c'erano prima, ma semplicemente aggiunge un incentivo e la possibilità di partecipare a una comunità energetica. Quindi non c'è l'obbligo di partecipazione e si mantiene proprio fornitore di energia, quindi non cambia tutta cosa, non devo gestire una rete, non devo fare nulla, non devo cambiare il mio contratto, potrebbe esserci una comunità energetica con molti utenti che si riforniscono da diversi venditori, da diverse reti di energia, senza dover dire per questo cambiare. Per provare ad essere da subito pratici, questi dovrebbero essere 9 passi, poi potrebbero essere che
ne stiamo saltando qualcuno, ne mettiamo qualcuno che potrebbe anche non essere così necessario, però questi dovrebbero essere i 9 passi principali per la costruzione di una comunità energetica. Partiamo da qua. C'è interesse per questo, bisognerebbe trovare una lista di persone. E diciamo che stasera vorremmo un po' partire da qua. Dopo avrete anche la possibilità, se lo volete, Claudio ha predisposto un modulo che è una manifestazione di interesse che vi chiediamo senza nessun impegno. Se volete essere informati su come andrà avanti questo cammino, cioè sul fatto che magari riusciremo a proporre un progetto di comunità energetica a Paraviago, magari noi direttamente, o comunque fornirvi le informazioni per, potete lasciare dopo il vostro nome, la mail, e chiedevamo anche l'indirizzo semplicemente perché proprio vorremmo portarci avanti con l'idea che al punto 4 c'è già da capire se le persone che hanno manifestato interesse stanno nella stessa area, quindi possono effettivamente partecipare alla stessa cerchia. Una volta trovata una lista di persone, definire un referente e definire poi una lista di pod, cioè di contatori. Il pod è un codice che potete trovare, il codice cliente è una forma del codice cliente che voi potete leggere nel vostro contatore di casa, per far diventare quella lista di persone una lista di utenti elettrici, che sono poi quello che servono per fare tutti i passi successivi, cioè per capire se tutti sono nella stessa area, se appunto c'è bisogno di creare una o più CER, e a questo punto si arriva a quelle che sono più le faccende amministrative burocratiche della CER. Bisognerà definire quale sarà la forma giuridica della CER, ad esempio un'associazione, come dicevamo prima. Scrivere nello statuto è abbastanza importante, perché non ho ancora parlato nel dettaglio in maniera quantitativa di benefici economici, ma lo facciamo tra poco. Ci sono dei costi e dei ricavi. Quindi, tra l'altro, la legge, la norma in questo momento, in questo momento e anche per il futuro, lascia libertà alla comunità energetica di decidere come spartirsi costi e ricavi. Questo è da una parte una cosa che è complesso, perché la comunità, quindi una comunità di persone come potremmo essere noi, che viviamo nella stessa zona, abbiamo potenza elettrica, vogliamo installare il fotovoltaico tutti insieme, avrà anche l'onere di capire come dividere i costi e i ricavi, cioè chi investe nel fotovoltaico, se mettiamo tutti uguali, qualcuno mette di più, qualcuno mette di meno, e i ricavi che otteniamo, incentivi, valorizzazione, eccetera. Questo certo è un onere, però dall'altra parte è anche una cosa molto interessante, perché ad esempio potrebbero nascere delle comunità energetiche, che sono già nate, che hanno come finalità ad esempio la mitigazione della povertà energetica. Si dice che la comunità energetica beneficerebbe dall'avere anche degli utenti che non possono contribuire agli investimenti, avranno una riduzione della loro bolletta, diciamo a gratis perché non hanno contribuito all'investimento, ma ciò farà sì che comunque miglioreranno anche tutti i ricavi, perché il fatto di aumentare l'energia condivisa, queste persone che appunto non hanno contribuito fattivamente con una parte degli investimenti, contribuiranno con dei ricavi ad aumentare il prelievo. In alcuni momenti della giornata questo è sicuramente positivo, aumenterà l'energia condivisa, quindi aumenterà gli incentivi. Abbiamo fatto delle simulazioni numeriche al Politecnico, per cui l'aumento di un'introduzione di un nuovo componente della comunità migliora effettivamente il beneficio economico di tutta la comunità, anche se quello non contribuisce agli investimenti. Quindi questa è una cosa interessante, si creano delle comunità che potrebbero essere davvero delle comunità non solo energetiche, ma anche con un intento sociale, eccetera eccetera. Poi si arriva ai due punti più implementativi: l'acquisto e l'installazione, e il traguardo è quello di avere effettivamente l'energia in condivisione. FB è sempre il fotovoltaico, lo abbrevio, ma penso che sia chiaro. Ho fatto un micro viaggio su tutto quello che a cui volevo rispondere all'inizio, cioè che cos'è? È un incentivo, chi lo può fare praticamente pressoché tutti, abbiamo visto. Come lo possono fare? Devono trovarsi, devono decidere di seguire un percorso che potrebbe avere 9 passi come quello che abbiamo detto prima, e dove lo possono fare deve avere una natura locale. La comunità energetica ha una natura locale.
Perché lo facciamo? Cioè, perché avrebbe senso fare una comunità energetica? Ci sono due tipi di benefici, quelli economici e quelli ambientali. Partiamo dai benefici ambientali. Scusate, partiamo dai benefici economici. Partiamo dai benefici economici e poi andiamo a quelli ambientali. Questo è un nuovo tentativo di visualizzare che cosa potrebbe essere una comunità energetica. Abbiamo più o meno quello che vedevamo prima. Ci sono tre utenti domestici, di cui uno è equipaggiato con fotovoltaico, e un utente che definiamo essere un edificio pubblico, ad esempio di un comune, un ufficio, anche questo è equipaggiato con un fotovoltaico. Quindi abbiamo due con un fotovoltaico, due che non ce l'hanno. Tutti sono connessi alla stessa porzione della rete elettrica, con quel simpatici cavi furbi che escono da una casa e finiscono nella rete elettrica. Quindi sono connessi semplicemente a rete, sono quattro utenze diverse con il loro contatore, eccetera, eccetera. Se non ci fosse la comunità energetica, succederebbe questo. Immaginiamo che ogni pallina di queste è un'unità di energia o potrebbe essere un kilowattora. Abbiamo i due utenti che prelevano semplicemente, quindi che non producono, che consumano semplicemente, che avranno un consumo. Questa casa per i propri elettrodomestici, frigorifero, televisione, eccetera, eccetera, in questo momento sta consumando 3 di quelle unità, di quei kilowattora. Quest'altra casa sarà dei consumi più limitati, 2 kilowattora, e invece ci sono questi due utenti che anche producono, sono anche dei produttori di energia. Quindi l'edificio pubblico che ha ha dei carichi più elevati e anche una superficie pannellabile più ampia, ha installato un fotovoltaico più ampio e quindi ha una maggior produzione, addirittura 6 kWh, contro un consumo di 2 kWh. Questo quarto utente appunto produce 4 e in questo momento sta consumando 1. Che cosa succede? Che chi può fare dell'autoconsumo fisico locale, quindi limitato alla sua propria abitazione, e questo poteva farlo anche prima, cioè si può fare anche prima delle CER. L'autoconsumo permette a chi ha installato qui del fotovoltaico di soddisfare i propri consumi con la propria produzione. L'autoconsumo prevede dei costi limitati, quindi della riduzione della bolletta, che abbiamo detto essere 30 la bolletta. Gli vogliamo dare un prezzo di 30 centesimi al kilowattora, in questo momento sono anche più alte, l'anno scorso erano molto più basse di 30 centesimi al kilowattora. Questa parte di energia viene soddisfatta internamente dall'autoconsumo locale e quindi si ha della riduzione della bolletta, perché è energia che viene prodotta sul tetto, arriva direttamente dai elettrodomestici, non entra, non esce dal contatore. È proprio autoconsumo fisico. Su questo non si paga la bolletta. Tutto il resto, siccome comunque deve essere soddisfatto, cioè i vari utenti vogliono utilizzare il frigorifero, utilizzare la televisione, eccetera, eccetera, anche se non hanno un fotovoltaico, per tutto il resto si rifanno alla rete. Quindi rispetto alla rete ci sarà una parte di immissione, quindi l'eccesso, quello che non era autoconsumato, quindi questi 3 pallini diventano questi 3 quadratini che vengono immessi in rete, questi 4, quest'altro flusso viene immesso in rete anch'esso, nel contempo questi sono tutti degli utenti separati, semplicemente questi stanno prelevando, lui preleverà tutto il suo fabbisogno, tutto il suo consumo dalla rete e tutto il suo consumo dalla rete. Quindi fondamentalmente qui quello che si vede è che c'è un prezzo di emissione, cioè un valore dell'emissione che viene applicato come incentivo, anche a prescindere dal fatto che ci sia una comunità energetica. Questi sono ancora 4 utenti che non sono in una comunità energetica. Come era prima, l'emissione o c'è un incentivo, che abbiamo detto oggi non esserci, o c'è il prezzo di mercato. Il prezzo di mercato qui ho messo un valore di 18 centesimi al kilowattora, che è un valore che è corrispondente a quello che adesso probabilmente l'avete sentito, su certi tipi di impianti rinnovabili c'è una limitazione degli extra profitti, quindi un cap, quello che abbiamo
ne abbiamo sentito parlare probabilmente diffusamente in questo periodo, vuol dire semplicemente che anche il prezzo di mercato ha un tetto superiore di 18 centesimi al kilowattora, e quindi ho voluto mettere questo prezzo come indice di quanto viene remunerata questa parte qua. Se ci limitassimo alla situazione di fotovoltaico senza comunità energetica, questo sarebbe il tutto, non abbiamo nient'altro. Quindi passiamo al caso con di fotovoltaico con CER. Tutti questi utenti adesso fanno parte di una comunità energetica, installano il loro fotovoltaico con l'idea di condividere anche la propria energia. Avranno comunque l'autoconsumo, nella stessa misura esattamente di prima, perché fisicamente simultaneamente c'è della produzione, c'è del consumo, sia nella casa sia nell'edificio pubblico, poi l'autoconsumo fisico. Tutto il resto verrà immesso e quindi viene ancora remunerato a prezzo di mercato, solo che su quello viene applicato anche e in sovrappiù, come dicevo prima, la comunità energetica non toglie niente di quello che c'era prima, semplicemente aggiunge un incentivo sulla condivisione, che sono 11 centesimi al kilowattora più 0,01, quindi in tutto fa 12 centesimi al kilowattora. Questo è quello quanto finora disponibile, quanto finora in base alla normativa finora disponibile, e quel incentivo è ciò che viene accumulato dalla comunità energetica in più rispetto ai flussi di cassa che vedevamo prima. L'energia condivisa che cos'è? L'energia condivisa è il minimo tra tutto, cioè, per capire qua come arrivare all'energia condivisa, dobbiamo vedere quanta parte di tutto quello che viene immesso viene effettivamente consumato dagli altri. Beh, il consumo è 5, 3 più 2, qui si sta immettendo 7, in questo esempio che è scolastico, eccetera, eccetera, quindi il minimo tra 5 e 7, in questo caso 5, è l'energia condivisa. Quindi l'energia condivisa è quella evidenziata in blu, sono 5 kWh, su quei 5 kWh verrà applicato questo incentivo. Tutto quello che c'era prima rimane, in più c'è questa cosa. Questo, diciamo, spiegato, spero in una maniera appunto semplice e comprensibile, è il tema economico della comunità energetica, cioè aggiungere un flusso di cassa incentivante per la condivisione, perché la condivisione è buona per il sistema ed è positiva nell'esercizio del sistema, e quindi ha senso supportarla. Non ci sarebbe condivisione se loro non ci fossero. Quindi l'ottica da cui bisogna guardare e l'ottica in cui l'incentivo è pensato è quella della comunità energetica. La condivisione esiste solo se esiste anche chi preleva, quindi sia chi immette sia chi preleva, e simultaneamente. Infatti questi denari della condivisione vengono ricevuti da chi? Non da un singolo utente, ma da tutta la comunità energetica. L'idea è che tutti i ricavi vengono messi insieme dalla comunità energetica, che si spartisce poi come decide lei. Questa è un po' la situazione. Vado avanti solo con, così almeno arrivo alla fine dell'analisi economica e poi vediamo se ci sono ancora dubbi. Okay. E tentiamo di rispondere anche quelli. Lì abbiamo visto che cosa succedeva con un'ora. Però se noi vogliamo vedere, facciamo un piano di investimento come lo farebbe un venditore di fotovoltaico. Non voglio vendervi niente, ma mi metto nella situazione di qualcuno che vuole vendervi il fotovoltaico e la possibilità di entrare in una comunità energetica. L'analisi economica si fa con i costi, quindi devo immaginare quant'è il costo del fotovoltaico. Qui abbiamo messo un costo di 1500 euro al kilowatt, immaginando già di considerare il 50% di ecobonus e lo sconto in fattura. Quindi sarebbero quei 3000 che già, diciamo, tolti del 50%, diventano 1500 euro al kilowatt, che è un prezzo abbastanza sensato e coerente con quello che succede oggi. Il costo dell'operation and maintenance, cioè i costi di esercizio del fotovoltaico, il fatto che ogni tanto deve essere pulito, eccetera, eccetera, li abbiamo inseriti. La producibilità annua, cioè quante ore equivalenti, quanti kilowattora all'anno riesco a produrre. Abbiamo immaginato un impianto che sta al nord della nostra zona, 1200, quindi una quota di autoconsumo che è il 30% della prodotta,
una quota di emissione che è tutto il resto, quindi questo è l'autoconsumo e il resto diventa emissione, una quota di condivisione che è il 50% su tutta l'immessa. Questi sono tutti i numeri che abbiamo, che su cui il Politecnico abbiamo un po' ragionato, abbiamo visto che più o meno sono quelli che sono sensati per una comunità formata da utenti domestici e da edifici pubblici. Più o meno si arriva a quei numeri qua, a livello di autoconsumo e a livello di condivisione. Se noi ipotizziamo di condividere tutto insieme quello che dicevo prima, un utente della comunità non è che siccome ha montato il fotovoltaico sul suo tetto meno vale di più o vale di meno, la condivisione esiste solo se ci sono tutti, quindi noi decidiamo di suddividere tutti insieme l'incentivo sull'energia condivisa e i ritardi per l'immissione in rete. Quello che succede è che all'anno zero avremo tutto l'investimento, quindi siamo molto negativi con i flussi di cassa, e poi iniziamo a recuperare, quindi in questa comunità si recuperano circa 3.000 euro all'anno con un rientro dell'investimento al settimo anno. Dov'è che il flusso di cassa negativo iniziale, quindi i costi, sono recuperati dai vari ricavi anno per anno? Dopo 7 anni. Ricordatevi che la vita utile del fotovoltaico è quantomeno garantita per 20 anni, quindi per tutti gli altri anni questo vuol dire che la comunità ha un guadagno netto. Da questo anno qua, dal settimo anno, incomincia effettivamente ad aver recuperato, oltre ai costi, anche ad avere dei guadagni. Questo perché? Perché la bolletta iniziale si è ridotta del 70%, cioè considerando la bolletta meno l'autoconsumo meno la condivisione, in media la riduzione della bolletta è di circa il 70% per ogni utente della comunità, immaginando appunto che tutti i ricavi vadano proprio a diminuire la bolletta. Questa è un passaggio in più, perché comunque i ricavi sono tutti della CER, poi la CER deve decidere come dividersi. Ad esempio può dividersi in maniera che tutti possano avere un ricavo pari sulla propria bolletta. In quel caso sarebbe una riduzione del 70%. Quindi questo è l'analisi economica della CER, considerando tutti i costi, sia costi di investimento sia costi di esercizio, e tutti i vari ricavi. È un esempio fatto su questo tipo di comunità energetica qua. Ovviamente dipende molto da chi sono i componenti della comunità, si possono fare simulazioni e calcoli su diverse tipologie di comunità. Ok, ma questo è un vantaggio che ha la comunità energetica, che è portato dalla comunità energetica o in generale dal fotovoltaico, cioè cosa succede se non facciamo la comunità energetica e installiamo lo stesso ammontare di fotovoltaico. Quello che succede è questo: non abbiamo la condivisione di energia, quindi ci manca un incentivo, e probabilmente se non andiamo a comprarlo ad acquistarlo tutti insieme potrebbe anche essere che non abbiamo la stessa economia di scala sul fotovoltaico. Perché nella comunità energetica uno potrebbe dire: in generale nella nostra comunità vogliamo fare questi 50 kW di fotovoltaico, e quindi si chiede all'installatore di farci un'offerta basata su quella. Se invece ognuno deve andare, immagino, lo sapete benissimo, chi ha tentato di installare i suoi propri 2-3 kW sul proprio tetto ottiene dei prezzi più elevati, ottiene dei costi più elevati rispetto a chi abbia la possibilità di una grande estensione, quindi di installare una più grande potenza o di fare un acquisto appunto della comunità. Quindi abbiamo immaginato che semplicemente dato dalle minori economie di scala ci sia un costo sul fotovoltaico. Prima era, mi pare, 1.500, esatto, per la comunità, per l'acquisto comunitario. Per l'acquisto del singolo dobbiamo ipotizzare che sia un po' più elevato. Quindi cosa succede? Per il combinato disposto del fatto che qua siamo arrivati più in basso, nel senso che costava un po' di più il fotovoltaico, e abbiamo anche un incentivo in meno, che il rientro dell'investimento si allontana. Prima eravamo all'anno 7, adesso siamo all'anno 10. Dovremmo vedere, diciamo, metà della vita utile garantita. Poi sappiamo che i pannelli fotovoltaici a meno di imprevisti durano ben di più di 20 anni, però solo a metà della fine della vita utile si vede un beneficio economico per la comunità energetica, cioè vengono recuperati tutti i costi, cioè rientro dell'investimento in 10 anni.
Questo per evidenziare la distanza potenziale che c'è tra il caso CER e non CER. Quindi la comunità energetica dal punto di vista economico funziona. Ha senso invece dal punto di vista ambientale? Questo grafico tenta di spiegarlo. Stiamo parlando solo di cambiamenti climatici, cioè stiamo parlando di... però solo, è il tema forse più importante per i tempi in cui viviamo. Ipotizzando un consumo medio di una famiglia, 45% di energia condivisa, tutte quelle ipotesi che forse dovete andare in questo momento sulla fiducia, ma sono abbastanza verosimili. Immaginando l'analisi del ciclo di vita, quindi i grammi di CO2, l'intensità carbonica del kilowattora, che cos'è l'intensità carbonica del kilowattora? È il fatto che un singolo kilowattora anche di energia elettrica, come ci dicono spesso, inquina comunque. Non è che se non la viviamo non produce CO2. Perché? Perché buona parte della energia elettrica, ad esempio prodotta in Italia, è fatta con il gas emette CO2, ne emette meno il carbone, ne emette più di altre fonti, del nucleare, più delle fonti rinnovabili. Quindi il mix di produzione italiano in media più o meno per un kilowattora prodotto emette 400 grammi di CO2. Per avere un'idea di grandezza, la nostra auto ogni chilometro che fa ne emette 200, 150 facciamo. Quindi diciamo che un kilowattora vale 2 km in auto, quindi ogni volta che usciamo praticamente questo lo stiamo già facendo, ogni volta che si esce in auto. Il fotovoltaico invece, basandosi sull'analisi del ciclo di vita, che è quella cosa per cui non si dimentica niente, cioè non ci stiamo scordando niente, non ci stiamo scordando del fatto che si usano dei materiali che poi devono essere riciclati, se non sono riciclati inquinano eccetera eccetera. Il fotovoltaico ha un'intensità carbonica che non è zero, però è molto più bassa, 85 grammi di CO2 ogni kilowattora. Considerando che appunto il 45% viene dall'energia condivisa, quindi dal fotovoltaico, la partecipazione in una comunità energetica permette, in media, sarà il 30 per qualcuno, sarà il 50 per qualcun altro, 36% in meno di emissioni di CO2 sull'anno per i nostri consumi elettrici. Quindi vorrei dire che anche dal punto di vista ambientale, semplicemente perché si basa sul fotovoltaico, la comunità energetica funziona. Allora, sono andato un po' lungo, però adesso recupero su quest'ultima parte di slide. Questo è dove siamo ad oggi, l'ho detto prima, il tema è regolatorio, quindi bisogna che ci siano le leggi per farlo, le norme per farlo. Fino adesso ci sono. C'è stata una prima attuazione, quindi esistono già delle CER, delle comunità energetiche in Italia, ne esistono 20 o 30 e che vanno avanti fanno il loro. Nel 2022 sono uscite le regole tecniche ed è stato consultata la delibera dell'ARERA. Dicembre 2022 è stato consultato anche il decreto del Ministero. Mancano queste due cose. Della delibera dell'ARERA non ci aspettiamo grandi sorprese, nel senso che più o meno è come era, cioè combina primaria, tutte quelle cose che abbiamo detto precedentemente, possono partecipare tutti tranne le aziende energetiche eccetera eccetera. E dal decreto del Ministero potrebbero esserci più sorprese, perché lì dovrà esserci la dimensione dell'incentivo e rispetto a quanto, cioè potrebbero esserci effettivamente delle modifiche rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima, su cui erano basate le analisi economiche, ma io immagino non ci si sposterà molto da quel quadro che vi facevo vedere prima. Per l'inizio del 2023 in teoria dovremo averlo. Le possibili difficoltà, magari ve ne siete già accorti durante questa presentazione, quali possono essere? Primo è capire le mappe delle cabine primarie, dove, con chi possiamo fare una comunità energetica. Il decreto verosimilmente dovrebbe inserire, non c'era nella prima parte durante la consultazione, ma dovrebbe inserire i tempi per la pubblicazione di queste mappe, in cui ognuno potrà andare su internet e vedere con chi può fare la comunità energetica, cioè in che zona sta. Come redistribuire gli incentivi internamente, abbiamo detto che è un onere ma anche potenzialmente un onore. Servono i contatori 2G, a Bargago non ci sono per la parte dei cittadini,
Tuttavia la comunità energetica si può fare lo stesso con dei profili che il GSE dà, e comunque in generale questa è una difficoltà abbastanza momentanea, non dipende da noi, non ci possiamo fare niente da noi. L'altra possibile difficoltà, anzi l'opportunità, è quella di coinvolgere le prime comunità energetiche, proprio per questo abbiamo fatto anche un qualcosa in cui invitavamo gli enti a partecipare, e i comuni potrebbero essere i primi a muovere le comunità energetiche. Perché? Perché per ora i primi fondi che si vedono, tra poco ne parliamo, sono per l'investimento di fotovoltaico su edifici pubblici, cioè la comunità energetica vale per tutti, ma se lo facciamo anche con il fotovoltaico su edifici pubblici, anche il costo iniziale, quello che ci dà la colonna negativa che abbiamo visto prima, viene in parte del tutto finanziato con l'incentivo, tramite ad esempio questa manifestazione di interesse, diciamo proposta da Regione Lombardia, manifestazione di interesse rivolta ai comuni, in cui si finanziava, c'è questa dotazione finanziaria per il finanziamento dell'impianto se fatto su edifici pubblici e se inserito in una comunità energetica. Due fasi: questa prima fase è valutare l'interesse dei singoli comuni e valutare i progetti già presentati, per poi avviare il percorso di finanziamento in una seconda fase. I requisiti erano appunto la creazione di una CR, fornire le stime su quanti utenti elettrici coinvolti, cosa vuol dire? Su quanti cittadini si potevano coinvolgere anche solo come consumatori, quindi si suppone che più sono, forse meglio è, meglio verrà valutato il progetto, e poi indirizzare l'aspetto della povertà energetica, quello che dicevamo prima. Questo è un requisito, cioè le comunità energetiche che vogliono ottenere questo finanziamento devono affrontare il tema della povertà energetica. Quindi ad esempio, un modo semplice che mi viene è ridurre la bolletta di persone che sono a rischio di povertà energetica. Fino a qualche giorno fa, e quando abbiamo iniziato questo percorso, c'era la scadenza di questa manifestazione di interesse al 30/12. È stata prorogata per fortuna al 30 aprile, quindi c'è un po' più di tempo, ma non così tanto. Chiudo raccontando che nei dintorni qualcuno effettivamente si sta muovendo, quindi da Legnano c'è stata una pubblicazione di manifestazione di interesse per i cittadini, quindi Legnano chiede proprio ai cittadini chi vuole partecipare e glielo chiede proprio con domande: che cosa sei, se sei un ente pubblico, un'azienda, un privato, un condominio, un'associazione, se vorresti partecipare come consumatore a una comunità energetica, se vorresti partecipare anche come produttore, quindi come un installatore, cioè in quanto sul tuo edificio può essere installato un fotovoltaico, e se avete disponibilità di coperture rivolte a sud. Quindi sono domande molto pratiche, questo è il questionario di Legnano, e anche come ricordare ho fatto più o meno una cosa similare. Salve a tutti, sono Simone Paleari, oggi sono qua con due cappelli, con il cappello della Lega Ambiente Lombardia, sono il direttivo della Lega Ambiente Lombardia, però anche diciamo in veste un po' più professionale, che sono il direttore dell'Agenzia Nuova 21, che è un'associazione, abbiamo parlato tanto di associazioni, di cui la Lega Ambiente fa parte, di cui però i soci sono i comuni, e quindi oggi mi hanno chiesto gli amici di Parabiago, del Circolo di Lega Ambiente di Parabiago, che ringrazio tanto insomma, per avermi concesso così tanto onore di invitarmi a parlare di CER, non l'ho fatto nei miei comuni, perché non l'ho fatto qua, non sono contento, a parlarvi un po', non tanto di come le CER funzionano, questo l'ha fatto bene Giuliano, io non entrerei così nel tecnico, ma di qual è il ruolo un po' dei comuni in questo. Perché vi dico dei comuni? Perché per il lavoro che faccio, che faccio ormai da 18 anni, lavoro con i comuni, con i comuni soci soprattutto, proprio per attivare processi ambientali di sostenibilità. E questo ovviamente è uno di quelli che vengono, che adesso è proprio sulla lingua di tutti. Due parole, ma proprio velocissime: il 921, come vi dicevo, è un'associazione, 10 soci, in realtà del 2023 diventano 11, quindi non sono tanti comuni, però sono comuni medio-piccoli. Ecco, su questo tendo molto a insistere sempre, perché questa è la mia battaglia personale dei comuni medio-piccoli. Perché purtroppo quando parliamo di tematiche ambientali, di grosse tematiche ambientali, Giuliano prima ha citato giustamente la tematica climatica, adesso è la grande sfida ambientale del nostro secolo, della nostra generazione, si tende, come dire, sempre a pensare ai grossi progetti delle grandi città
dimenticandoci quelle medio piccole che rischiano di rimanere indietro. E quindi questa è un po' la mia sfida nel territorio della Brianza. Tra l'altro, permettetemi subito una parentesi, sono stupito, cioè sono molto contento anche di vedere così tanta gente. I brianzoli sono molto più, cioè, stanno più a casa. Se avessi fatto questo riunione qua, probabilmente in uno dei miei comuni brianzoli, insomma, i brianzoli stanno più a casa, quindi bravi che siete venuti, insomma, così interessati, ecco, all'incontro sulle CR. Allora, io vi vorrei parlare un attimo, al di là di tutto quello che ha spiegato Giuliano appunto su come è una CER, come funziona una CER, appunto sul ruolo un po' dei comuni, però anche dirvi delle cose negative, perché Giuliano ha detto delle cose positive, vi dirò anche delle cose negative. Allora, questo è uno schema molto didascalico, quindi cioè molto didascalico, molto accademico, insomma, su come si fa la comunità energetica. Giuliano ne ha usato un altro in 9 fasi, però l'idea era quella. Questo però è per farvi capire che fare una CER, allora, di per sé è facile, ci mettiamo insieme, basta che almeno uno abbia un impianto fotovoltaico, ci mettiamo insieme 3, 5, 10, 100 persone, o enti, o imprese, o persone e imprese insieme, persone e associazioni insieme, ci mettiamo insieme, facciamo un'associazione, che già qua non è così facile, però facciamo questa cosa qua, decidiamo come distribuire l'energia, pronto, la facciamo. È vero, sì, però è anche vero, e questo è un aspetto che viene pochissimo considerato oggi nel discorso sulle CER, che c'è tutta una fase di programmazione, progettazione della CER, realizzazione, su cui c'è poca attenzione in questo momento, e questo devo dirlo per onestà, perché non Giuliano racconta solo le cose positive, vi racconto anche delle cose negative. Perché dico questo? Perché io adesso vi parlo soprattutto del ruolo della pubblica amministrazione, soprattutto del ruolo dei comuni, quindi spesso farò riferimento a quello, un po' per deformazione, un po' per il taglio che mi hanno chiesto di tenere. Ora, Giuliano giustamente ha fatto vedere prima la manifestazione di interessi di Regione Lombardia, che è uscita adesso, e quella che sarebbe scaduta il 30 dicembre, invece l'hanno prorogata al 30 aprile. Allora, oggi io sono stato questa mattina a un incontro organizzato dalla Lega Ambiente Lombardia sulle CER, c'era anche esponenti di Regione Lombardia, quindi abbiamo parlato un po' di queste cose. Parole della funzionaria che ha costruito questa manifestazione, quindi non parole mie, l'abbiamo fatta coi piedi. Lei è stata di parole sue, non può querelarmi perché ho già fatto delle cose sue. No, lei ha esagerato, non è vero, però c'è da dire che la manifestazione di interesse aveva un sacco di problemi che non sono stati risolti, però ha avuto un grosso pregio, un grosso vantaggio, ha preso un mattone e l'ha messo sull'acceleratore della macchina delle CER, perché ha costretto in qualche modo, ha dettato dei tempi più veloci di quelli del Ministero, più veloci del GSE, più veloci di Arera, cioè ha costretto a muoversi, e questa cosa devo dire è una cosa positiva. Altro aspetto positivo che ho visto io, che ho vissuto io, è che comuni, diciamo, della Brianza, sono venuti tutti a bussare alla mia porta per dire facciamo la CER. E questa cosa è un successo un po' la cosa opposta a quello che succede normalmente. Ovviamente quando esce un bando sono io, vado a bussare il comune e dico socio, caro socio, c'è questo bando, partecipiamo. Invece è successo il contrario, mi ha stupito un po' questa cosa, devo dire la verità. Però questa cosa ve la dico perché quello che ho percepito adesso è che c'è una grossa tensione dei comuni verso la comunità energetica, perché è quindi un argomento di cui si discute veramente molto in regione, quindi poi anche nei vari gruppi politici regionali, e la cosa è un po' incredibile se pensate che, come giustamente ha detto Giuliano prima, le di CER veramente in Italia adesso ce ne sono 20-30, non di più, cioè siamo in un ambito veramente pionieristico, cioè quello che si fa adesso, che si decide di fare adesso, lo si fa per primi. Okay, questa cosa è abbastanza incredibile, che c'è questa grossa spinta dei comuni. Bene, detto questo, insomma, era giusto per dare un po' inquadrare questa questione, dico anche un'altra cosa. Allora, al di là di tutto quello che ha detto Giuliano
sacrosanto, e secondo me veramente è qua è l'attenzione che dobbiamo porre, è il fatto che c'è proprio un cambio radicale, un cambio proprio strategico rispetto alle politiche europee e come vengono declinate qua in Italia. Cioè adesso l'incentivo viene sull'energia condivisa, cioè non viene sul fatto di comprarsi un pannello e mettere il pannello, viene sul fatto di condividere l'energia. Questo meccanismo è rivoluzionario. Perché rivoluzionario? Perché alcuni soggetti non saranno più, e penso ai comuni in questo caso, ma anche alle imprese, non saranno più portati necessariamente a tarare il proprio impianto fotovoltaico esattamente sui loro consumi, ma a di cercare di occupare tutto lo spazio, diciamo tutto, no, ma gran parte dello spazio disponibile che hanno per poter poi condividere quell'energia. E questo è un cambio veramente interessante, veramente radicale. Pensate a chi, Giuliano l'ha chiesto durante la domanda, a chi per esempio fino adesso non ha potuto mettere un pannello fotovoltaico, perché in un condominio, perché c'era già, perché non è proprietario del tetto, per 100.000, perché non ha i soldi da investire, per 100.000 problemi. Questo è, devo dire, una rivoluzione, siamo in una fase veramente interessante. Altro schema molto naif, molto meno tecnico, però questo lo uso perché ne abbiamo discusso tanto oggi anche nel direttivo di Legambiente. Non dimentichiamoci che di questa energia condivisa, di questo meccanismo sull'incentivazione dell'energia condivisa, ci sono benefici ambientali, sociali ed economici. Il fatto che ci sia dentro in una CER un comune, quindi un ente pubblico, e dopo lo vediamo meglio, però è in qualche modo una garanzia che i benefici sociali e ambientali ci siano e siano comunicati. Giuliano prima ha parlato di povertà energetica, non so se senza fare il sondaggio online, però quanti hanno sentito parlare di patto dei sindaci, piano d'azione dell'energia sostenibile del clima, quindi stiamo parlando di sfide ambientali, di sfide climatiche, adattamento, mitigazione e contrasto alla povertà energetica. Terza gamba di questa grande campagna, fino a qualche anno fa la povertà energetica noi pensavamo che fosse quella del terzo mondo, perché la povertà energetica non è una cosa che ci toccava le tasche veramente noi cittadini. Nel 2022 le cose sono un po' cambiate, ma ci siamo accorti che la povertà energetica ce l'abbiamo in casa adesso e potremmo averla in casa per i prossimi anni, per questioni che vanno ben, che ci passano ben sopra, cioè su cui non abbiamo controllo. Però ecco, questo perché vi parlo di povertà energetica? Perché il fatto di avere, ad esempio, un comune all'interno di una CER può essere la garanzia, ad esempio, che i fondi la CER recupera vengano indirizzati a curare la povertà energetica. Un esempio molto pratico e non teorico. Quando adesso stiamo costruendo una serie di ipotesi di CER sui nostri comuni, abbiamo chiesto ai servizi sociali l'elenco delle famiglie che vengono aiutate dal comune relativamente alla povertà energetica, oppure l'elenco delle famiglie che sono all'interno delle case popolari. Non ci hanno dato dei dati, come dire, dato i numeri e non i dati sensibili, ecco, non vorrei mettere, ecco, ansia appunto su questa sua questione privacy. Questo è un esempio di come una certa parte dal comune può fin dalla sua costituzione pensare per esempio alla povertà energetica e quindi ai benefici sociali, cosa che non necessariamente io e Claudio ci mettiamo insieme e facciamo una CER, non necessariamente potremmo pensare a una terza persona che ha bisogno di questo. Il comune lo fa certo perché è un servizio alla cittadinanza, ma anche perché, questo lo dico, se qualche amministratore in sala lo sa, il comune poi spesso deve appianare i debiti di queste famiglie, quindi il fatto che di alleggerire la loro bolletta attraverso l'impianto fotovoltaico, attraverso l'accesso all'energia condivisa, è un vantaggio indiretto anche della pubblica amministrazione del comune.
Bene, dicevo, è uscita la manifestazione di interesse di Regione Lombardia, tutti i nostri comuni si sono, come dire, sono venuti proprio letteralmente a bussare. E cosa succede? Noi, questa è una slide che uso così, non c'entra niente con le CER, ma mi serve per fare un ragionamento. Questi sono i nostri comuni. Dal 2017 noi teniamo conto di tutti i consumi elettrici, termici e quanto pagano i comuni, che è una cosa, come dire, che ognuno a casa vostra, a casa sua fa, cioè la cosa che i comuni non fanno. Cioè è una cosa rarissima, voi se andate, qua se, come sempre, se c'è qualche tecnico comunale o amministratore comunale, provi ad andare a chiedere, sicuramente su questo sono abbastanza pronto a scommettere forte, sicuramente se andate in ragioneria a un comune sanno dirvi quanto costa, cioè quanto pagate, vi sanno dire qual è la fattura, la bolletta che è legata alla fattura viene presa e buttata via, non viene mai considerata. Noi invece dal 2017 abbiamo, come dire, sistematizziamo tutti questi costi, tutti questi consumi, quindi abbiamo un'idea molto chiara di quali sono i consumi elettrici, termici e le potenzialità del fotovoltaico su tutti i nostri edifici comunali. Quindi con tutta questa mole di dati, un sacco di dati utili, utilissimi, come dire, un interesse politico forte, perché tutti hanno chiamato, poi ci sono una serie di anche di attività collaterali, ci sono due strategie di transizione climatica che stanno partendo sul territorio, una è partita e una sta partendo, c'è un PAES sovracomunale da area, quindi che stiamo curando noi, quindi come dire, c'è un forte, come si dice, un forte commitment politico, un forte interesse politico, però alla fine quando ci mettiamo a costruire la CER ci rendiamo conto che queste cose non bastano. La CER non si basa soltanto sui conti o sulle disponibilità tecniche, si basa tantissimo sulle relazioni. Quando parliamo di benefici sociali e diciamo la CER è anche un'opportunità di fare relazioni umane, è perché la CER necessariamente, come spiegato Giuliano, che parte per forza e tutta sottende tutta una cabina primaria per tutte le soluzioni tecniche che vengono adottate, deve essere per forza di cose locale, non posso farla io con un signore napoletano che abita a Napoli, posso farla con un signore napoletano che abita qua con me, vicino a me, e questa cosa innesca una serie di meccanismi sociali che è interessante, come dire, perseguire. Questo perché, e su questo voglio essere molto chiaro, cioè chiaro nell'esporre la mia opinione, perché qualcuno può pensare diversamente, non saranno le CER che risolveranno il problema energetico italiano, le CER devono per forza di cose andare di pari passo, per esempio con, come sono stato detto, con i grossi impianti a energia, soprattutto energia rinnovabili, quindi alla grossa riconversione rinnovabile. Però le CER hanno in nuce una caratteristica che le altre non hanno, cioè quella di attivare dal basso una serie di relazioni. Queste serie di relazioni, che ovviamente è tra cittadini e imprese, cittadini e associazioni, se coinvolge in qualche modo la pubblica amministrazione ha un valore aggiunto. Ora, su questo volevo farvi su questo vado veloce su questa cosa perché non interessa molto voi. Questo, scusate, è un esempio. Questo, scusate, è proprio un esempio di studio di CER che stiamo facendo su edifici comunali e qual è l'esposizione, qual è la capacità fotovoltaica. Insomma, questo è un po' un esempio, insomma, che giusto per ho parlato molto di più stamattina di questo, ma oggi parliamo di altro. Cosa abbiamo fatto? Noi, come dire, che lavoriamo tanto con i comuni, abbiamo coinvolto un po' le associazioni, i cittadini, però c'è tutta l'altra metà del cielo, che sono le imprese, che possono entrare in una CER e che abbiamo detto proviamo a coinvolgere, proviamo a sentire. Questo per un motivo. Avevamo questa scadenza, questa spada di Damocle della manifestazione di interesse di Regione Lombardia che finiva
sarebbe dovuta finire il 30 del 30-12. Adesso non so più neanche se è un bene che ci siano 4 mesi più, però per Paraviano sì è un bene. Per me non so più perché vuol dire che abbiamo rallentato un po' e potevamo aver già finito, invece no, vabbè, comunque abbiamo questi 4 mesi in più. Siamo andati a bussare le porte una per una alla Confartigianato, alla Confcommercio, a Solombarda. Abbiamo detto proviamo. Perché abbiamo detto proviamo? Perché volevamo le imprese? Perché per stare in piedi una CER veramente, quindi più è, passatemi il termine, biodiversa, più c'è biodiversità, meglio è. Faccio un esempio molto semplice. Se un'impresa, quindi grande disponibilità, grande capannone, grande impianto fotovoltaico, lavora dal lunedì al venerdì e poi sabato e domenica è chiusa, o stesso discorso uguale, una comune, una palestra comunale, quindi che sta aperta dal lunedì al venerdì e poi sabato e domenica chiusa, in quel momento in cui il sole continua sempre a battere sui pannelli fotovoltaici, continua a produrre energia, ma non viene consumata in quel momento dalla società che la sta producendo, ma riesce quella a condividerla, guarda caso, proprio il sabato e la domenica, quando la gente è a casa, in quel caso stiamo aumentando la possibilità di condividere quell'energia. Quindi è per quello che tanti soggetti diversi è un grosso vantaggio nella CER. Ci siamo accorti che le pubbliche, le imprese sono per certi versi molto più avanti. Questo perché? Perché hanno capito benissimo che gli impianti fotovoltaici non sono, come dire, passatemi un po' per una roba da ambientalisti, sono un investimento concreto, energetico, economico concreto, e quindi anche senza la CER per loro si stanno, come dire, soprattutto in questo periodo dove il prezzo dell'elettricità è schizzato alle stelle, imprese anche molto energivore, lo dico per esperienza anche personale, si stanno appunto attrezzando in questi termini. Allora, noi siamo 8 comuni molto piccoli, quindi è uno spaccato, come dire, giusto per dare un'idea, non ha nessun valore statistico, però 7 piccole e medie imprese hanno risposto, hanno detto, ah sì, siamo interessati a fare una CER con i comuni, saremmo interessati, vediamo a che condizioni, però saremmo interessati. Abbiamo chiesto, va bene, ma avete già dei pannelli fotovoltaici? Certo, li abbiamo installati dopo il 21, quindi il discorso appunto quello che se sono incentivabili o no. 600 kW sono già disponibili, già potenzialmente allacciati alla CER, quindi oltre quel 30% di cui dicevamo prima. E ne hanno almeno 1000 che devono o allacciare o in previsione nel prossimo anno. E queste sono soltanto 7 imprese che hanno risposto a una chiamata fatta un po' così, giusto per provare. Questo per dirvi che anche a Paraviago o Comuni limitrofi, Nerviano mi sembra mai citato, provate a bussare a qualche associazione di categoria, provateci perché potreste essere sorpresi. C'è una criticità grossa in questo. I tempi e gli interessi differenti. Allora, la pubblica amministrazione si muove molto lentamente, è inevitabile, è fatta così, lo so perché ci lavoro tanti anni ed è così, anche perché è garante di una serie di procedure e non può fare diversamente. L'impresa no, l'impresa deve andare velocemente. Considerate che questo è uno dei problemi CER comuni rispetto alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia. Scusate, faccio una parentesi così spiego meglio questa cosa della manifestazione. La manifestazione di interesse di Regione Lombardia serve di fatto soltanto a Regione Lombardia per capire quanti comuni potrebbero essere interessati a un bando e più o meno qual è la loro situazione in termini di quanti consumi hanno, che disponibilità hanno per mettere pannelli fotovoltaici, quanta gente è interessata, quanti soggetti, anche in paese, possono essere coinvolte. Le risposte della manifestazione, Regione Lombardia farà i famosi bandi di cui diceva Giuliano, 10 milioni a valere sul 2023, 10 milioni sul 2024. Oltre che questi soldi serviranno a comprare pannelli fotovoltaici per i comuni, quindi per le pubbliche amministrazioni. Oltre a questa cosa che vi ho detto, non si sa nulla, non si sa in che percentuale,
non si sa quanto daranno al massimo a ogni comune, non si sa come faranno questo bando, non si sa nulla. Però su questa promessa di finanziamento c'è stato comunque un movimento fortissimo dell'amministrazione, che è positiva, è una cosa positiva, però di fatto sul nulla. Questo però significa che fotovoltaico comprato attraverso questo bando e comunità, quindi che si appoggiano a questo fotovoltaico, verosimilmente non vedranno la luce prima di primi mesi del 24, verosimilmente, perché dovrà esserci il bando, poi bisognerà comprare i pannelli, i primi mesi del 24. Le imprese hanno detto: come 24? Io sono pronto adesso, non aspetto il 24, io sono il problema adesso delle soldi, quindi no, vado avanti con i miei pannelli fotovoltaici, quando fate la cera ditemelo che mi attacco. Questo è stato un po' un bagno di realtà, devo dire la verità, questo devo dirlo, ve lo dico anche perché voi siate pronti eventualmente a questo. È una cosa, è sicuramente, come dire, una possibilità, però bisogna gestirla bene. Ben inteso, non serve il comune per fare la CER, possiamo metterci d'accordo noi tre o noi tre con l'impresa e fare una CER, non è necessario il comune, però come dicevo, il fatto che ci sia il comune fa in qualche modo da garante, soprattutto se ci sono anche soggetti profit insieme ai cittadini. Ok. Altra questione che secondo me è molto importante sottolineare in questo frangente: i comuni si trovano al pari delle imprese in condizioni, diciamo, ottimali per far partire una CER. Allora, già in questa frase che ho detto c'è un errore, nel senso che non è il comune che fa partire la CER, non è che il comune si mette insieme ad altri soggetti e fa una CER. Però è anche vero che se il comune riceve il finanziamento per ottenere i pannelli fotovoltaici, se in qualche modo cura la costruzione della CER, può in qualche modo, dico una cosa brutta, dettare le regole è una cosa un punto in un'associazione, però dare un indirizzo, cioè farsi garante di quello che abbiamo detto prima. Perché vi dico questo? Se vi ricordate la primissima scheda, la primissima slide che abbiamo visto, che è un po' l'equivalente di quello che aveva fatto vedere Giuliano con i 9 passaggi, è complicato far partire una CER, cioè la fase di studio e di analisi non è banale, e quindi ad oggi sì, è vero, alcuni cittadini possono mettersi insieme se sono particolarmente sensibili, motivati, interessati, anche hanno delle competenze, altrimenti ci vuole qualcuno che in qualche modo la CER la progetti, non soltanto ci mette l'impegno, e in questo servono sì i conti, dicevo prima, servono però tanto anche le relazioni tra soggetti. In questo, per esempio, il fatto di avere un bando di finanziamento come quello della Regione Lombardia permette un'altra cosa, che quello tra l'altro che diceva anche Giuliano, cioè che la pubblica amministrazione ha accesso a dei finanziamenti che ti permettono di comprare dei pannelli. Nella migliore delle ipotesi ti darà il 100% la Regione Lombardia, non credo sarà così generosa, però visto che c'è molta richiesta non sarà così generosa, però diciamo un 50%, vuol dire che al 50% potrebbe prendere già dei pannelli. Sono dei fondi per comprare dei pannelli a cui normalmente il cittadino non può accedere, quindi succede il comune. Altra cosa negativa che dico, cose negative, in verità il comune non ha neanche bisogno della manifestazione del bando per fare la CER. Oggi un comune potrebbe decidere di farlo se ha a disposizione 50.000 euro, 100.000 euro, quello che vuole per mettere un impianto fotovoltaico, può da subito fare una CER, non ha bisogno di aspettare i tempi di Regione Lombardia del bando, certo, però quelli sono utili, è un bel aiuto. Questa cosa però la dico perché troppo spesso, ecco, questa cosa qua, come dire, i comuni hanno la tendenza a muoversi quando c'è l'incentivo, quando c'è una qualche manifestazione come questa qua di Regione Lombardia, che è una cosa positiva, perché per esempio il fatto di avere 8 comuni di me che mi bussano alla porta in una settimana mi ha stupito molto. Dall'altra però bisogna anche approcciare certi strumenti con un minimo di conti,
ad esempio farsi, dico una cosa che sembra proprio contro le CER, però farsi innamorarsi dell'idea della CER, però non avere in testa che tu devi anche parallelamente efficientare il tuo patrimonio edilizio e che ci sono gli strumenti per farlo, uno tra tutti il conto termico che non viene praticamente mai utilizzato dai comuni, io non ho capito perché, se lo Stato ti dà un sacco di soldi per fare l'efficientamento, non ho mai capito perché i comuni facciano così tanta fatica, infatti la mia battaglia con i comuni è questa. Questo, scusate, ho chiuso così la parentesi, però per dire attenzione anche quando ci sono queste manifestazioni, che ben vengano, però mettiamole in ordine, cioè capiamo questa manifestazione, con questa manifestazione la CER parte, se va bene, primavera 24, volendo posso cominciare a farla partire anche adesso. Chiusa questa questione qua, l'ho vista otto, sui secondi. Allora, vado verso la fine, in realtà sono molto veloce, però sto un attimino un po' più su questa slide, perché ho cercato di sintetizzare un po' le criticità, le opportunità e i punti di forza di avere dentro una pubblica amministrazione in una CER. Allora, l'avete capito, la CER è un organismo, che è un'entità giuridica che sta in piedi da sola, non ha bisogno necessariamente del comune, questo l'abbiamo capito, l'abbiamo detto, però averlo dentro ha dei vantaggi, soprattutto in questa fase così pionieristica. Allora, cominciamo però dalle criticità, che valgono un po' per tutti, Ad oggi c'è un dibattito che è veramente molto poco orientato all'aspetto progettuale e soprattutto a come si costruisce una CER, e soprattutto a un'altra questione, all'aspetto gestionale. Cioè la CER poi andrà gestita. L'esempio che viene fatto più spesso, oggi sono stato sgridato quando ho detto questo esempio, quello dell'amministratore di condominio, invece oggi direzione legalmente mi sono sgridato, perché no, perché l'amministratore di condominio tendenzialmente lo odi perché ti fa pagare, invece l'amministratore della CER ti darà i soldi, quindi non dovresti odiarlo. Va bene, al di là di questa battuta, è un professionista, questa professione ad oggi bisogna completamente inventarla, manca, cioè, manca perché non esistono ancora, quindi, delle CER che funzionano con questo modello. È una situazione, come dicevo, ancora molto pionieristica, c'è un'enorme incertezza normativa. Tutto il discorso che facevamo prima su cabina primaria, secondaria, adesso senza entrare proprio nel merito tecnico, però questo quello che voglio dire è che GSE e ARERA, Ministero, sono, rispetto a quanto ha mosso Regione Lombardia, sono indietrissimo. Questo è un problema nel coinvolgimento della pubblica amministrazione, perché sapete, la pubblica amministrazione si muove con i piedi di piombo solo se è sicura delle coperture, e solo se è sicura non solo delle coperture economiche, ma anche delle coperture, vuol dire che sia tutto fatto a regola d'arte, giustamente, perché la pubblica amministrazione non potrebbe fare altrimenti, però questo vuol dire lentezza. C'è un rischio, e questo va considerato, di soluzioni standard calate dall'alto. Allora, questo di per sé non è un rischio, io su questo sono pragmatico, cosa intendo questo? Probabilmente quello che succederà è che ci sarà una prima fase pionieristica dove cominceranno a macchia di leopardo a nascere delle CER, poi a un certo punto, non so, mi azzardo a dire tra 2 anni, però non so, questo lo dico io, è una previsione, spero di essere smentito, cioè, potrei essere smentito. Cominceranno, stanno già cominciando adesso, grosse società, come dire, a vendere dei format di CER, che va contro però la nascita dal basso, l'idea, diciamo, che deriva dalle direttive europee della nascita dal basso delle comunità energetiche. C'è una lentezza amministrativa della pubblica amministrazione, che l'abbiamo visto, ma non solo della pubblica amministrazione, anche del settore pubblico. Abbiamo visto che la Regione Lombardia ha accelerato un po' i tempi, poi ha già dovuto allungare i tempi, ha già dovuto rivedere delle tempistiche che si era data. C'è la scarsissima conoscenza del patrimonio pubblico e dei consumi del patrimonio pubblico. Questo è, questo lo dico perché lo tocco con mano ogni giorno. Vi racconto un aneddoto, giusto così, andate a casa ridendo e piangendo insieme. Quando ho chiesto le bollette a un tecnico, non stiamo parlando, ci stiamo parlando del responsabile di un ufficio tecnico, quindi uno che gestisce queste cose,
è detto che le bollette purtroppo dopo 8 anni vengono cancellate, non ci sono, non è possibile recuperarle. Si potevano recuperare solo andando a Torino in un cavo, vi giuro, è stato detto questo, quando basta fare l'accesso con nome utente e password e scaricarsi le bollette. Questo per dire che c'è, non c'è proprio la prassi di questa analisi. E questo è un problema, è un problema, non è detto che venga così ovunque, questo che vi ho raccontato è un caso molto particolare, però è indicativo della mancanza di una prassi, di un'analisi energetica strutturata all'interno del patrimonio comunale. E questa è la nostra battaglia che va avanti da tanti anni, che porta tanti frutti, devo dire positivi, quindi comunque sono molto contenti anche perché così portano a casa anche tanti fondi grazie ai conti termici che riusciamo a portare a casa, però mi stupisco sempre che sia una cosa non diffusa. Bene, veniamo un attimo alle opportunità, cioè quelle cose che sono, come dire, sia positive sia negative, è solo un'opportunità, bisogna vedere un po' come vengono orientate. Allora, ad oggi c'è una comunicazione davvero molto orientata agli aspetti. Perché dico che questa cosa è un'opportunità? Perché ti permette di parlare con tanta gente, cioè ti permette di parlare con le imprese, molto chiaramente, ti permette di parlare con i cittadini che non sono tanto convinti dal punto di vista ambientale di questa scelta, ti permette anche di vedere che è una cosa che sta in piedi, quindi che esiste, effettivamente sta in piedi economicamente, lo stiamo raccontando, una cosa che non esiste, che non sta in piedi, però... attenzione che, come dicevo prima, non sarà questa la soluzione al problema energetico nazionale o europeo. Questa va affiancata a cose ben più strutturate, anche da un punto di vista del singolo individuo. Certo, sarà un aiuto, sicuramente, e questi sono i dati che hai fatto vedere, lo dimostrano, sono forse un po' ottimisti, però va bene, però non sono, come dire, la soluzione. La pubblica amministrazione, se è un soggetto promotore della CEA, come dicevo prima, dà un po' un indirizzo, e questo può essere una cosa molto positiva. Attenzione, però, può essere una cosa anche molto negativa. Questo lo dico agli amministratori. Gli amministratori devono rendersi conto che quando fanno una CEA, poi il loro comune conterà uno rispetto agli altri soggetti, cioè non potrà dettare poi le regole veramente all'interno dell'associazione. Ecco, poi ho messo questa cosa che c'è un'eccessiva aspettativa verso questa manifestazione di interesse, manifestazione di interesse e i bandi regionali. C'è veramente una grandissima aspettativa da parte dei comuni, che va bene perché ha stimolato tantissimo l'interesse, quindi benissimo, però attenzione che, come abbiamo visto, si può fare anche indipendentemente da quello. Poi ci sono anche i punti di forza che li ho già citati un po'. Prima di tutto, il fatto di avere il comune dentro è sicuramente, come dicevo, garante che anche gli aspetti ambientali e sociali vengano ben comunicati e ben anche in certo caso indirizzati. C'è l'accesso ai fondi dedicati, quello che abbiamo detto prima, ad esempio, questa è una grandissima opportunità, è un'opportunità, non è l'unica, non sarà l'unica. Si parla già di fondi PNRR destinati ai privati, per esempio, oppure, molto, lo dico agli amici di Lega Ambiente Parabiago o ad altre associazioni che sono sul territorio, non perdete, per esempio, il bando alternative di Fondazione Cariplo. Bando alternative di Fondazione Cariplo che verrà bandito, penso, a febbraio, di fatto andrà a finanziare impianti fotovoltaici non rivolte alla pubblica amministrazione, quindi rivolte ad associazioni, associazioni non private cittadine, ad associazioni, e pagherà anche la gestione della la famosa gestione, come dicevo prima, della comunità energetica, cosa che il bando regionale non fa, e questo può essere molto interessante. Bando alternative di Fondazione Carico, tenetelo in testa perché è un'opportunità interessante. Per i comuni, inoltre, ci sono anche dei piccoli fondi per istituire una sorta di sportello energia o di sportello di supporto alla nascita delle CEA. Chiuso il bando alternative Cariplo. Siamo sicuri che se c'è dentro un comune, come dire, siamo sicuri che sia un progetto che nasce dal basso. Questo è garante di questo. Diciamo che tendenzialmente quello che vediamo, stiamo vedendo, c'è anche una maggiore fiducia da parte dei comuni,
delle imprese anche, degli altri soggetti a partecipare, ma certo che c'è dentro anche il comune, perché effettivamente il comune, come dire, è sempre, permettetemi questa battuta, a livello di cittadini tutti puntiamo il dito contro il comune dicendo che è inefficiente, inefficace, anche se poi non è vero, abbiamo un sacco di pregiudizi, però nessuno dice il comune ruba o dice delle cose non giuste, non vere, potrà fare le cose male, ma non mi imbroglia. Da ultimo, e questo lo dico per esperienza, sono profondamente convinto di questo, per la pubblica amministrazione è un'opportunità per fare rete con altri soggetti ed è un'opportunità di approfondire la conoscenza del patrimonio, del proprio patrimonio, soprattutto sulla possibilità di fare rete. Non sottovalutate questo aspetto, né come pubbliche amministrazioni, né come associazioni, nel modo in questo caso il circolo di ambiente, non ci sono anche altre associazioni ovviamente, né ai privati cittadini. Cioè il fatto di essere dentro in una certa, un progetto sociale, prima ancora che ambientale ed economico, di condivisione dell'energia, porterà sicuramente a dei risultati anche inaspettati, non soltanto appunto, diciamo, economici, ambientali, anche sociali, anche in termini di costruzione della rete o di attivazione di reti inaspettate. Una tra tutte, la dico, la collaborazione col Politecnico, per dirne una, giusto che ho parlato di un altro progetto. Chiudo, io ho visto l'otto sulla pubblica amministrazione, con una citazione che uso spesso di San Francesco, però è sempre molto utile: cominciate a fare ciò che è necessario, poi c'è ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprendete da fare l'impossibile.